Instagram, pazzesco. Direttina, sono qui. Ci siete? Come va? Sì, come va? Diretta al volo, ragazzi. Mi collego su Instagram e vi voglio parlare di una cosa molto importante. Quindi mi collego, poi vediamo se vi collegate. Comunque il video lo sapete come sempre. Lo lascio, ciao a tutti, ecco, arrivano i primi, ciao a tutti ragazzi, voglio direttamente dal Maralab, benvenuti in questa diretta di Instagram non annunciata, vorrei parlare di un argomento che sto approfondendo, che sono gli NFT. Se voi avete domande, voi fatele, intanto ciao Andrea, ciao a tutti ragazzi, io intanto parto a bomba con quello che ho scoperto del mondo degli NFT. È incredibile perché anche io ho fatto l'errore di pensare che gli NFT potevano avere senso solo per persone già famose. Ciao Marco, ciao a tutti ragazzi, parliamo di NFT. Li conoscete? Conoscete? Ho fatto diversi video su YouTube, andate a iscrivervi al canale YouTube se non siete iscritti. NFT, non fungible token, questa tecnologia legata, diciamo, al mondo, alla blockchain, tutto il mondo delle criptovalute, che permette di rendere unici in sostanza i file, molto semplicemente, quindi possono essere immagini, file, audio, GIF, qualsiasi file diventa unico e quindi il mondo dei collezionisti è andato fuori di testa perché abbiamo reso unici anche pezzi digitali. Ci rendiamo conto? Proviamo a pensare a tutto questo, diciamo, riversato nella musica. Ha delle potenzialità enormi e infatti, io pensavo che solo le persone, diciamo, famose potevano approfittare di questa tecnologia perché creo l'NFT del mio brano oppure l'NFT della copertina o della copertina, un grande artista famoso che crea l'NFT della copertina che è stata cestinata di un suo disco, quindi un pezzo unico raro che poi in NFT diventa unico. Andate su YouTube se non conoscete tutto questo mondo, io ho fatto dei video in cui spiego che cos'è, c'è anche un tutorial in cui mostro come crearne uno, ne creo uno. Quindi un musicista che è già famoso si mette lì e crea il suo NFT e quindi poi monetizza. Anche chiunque ha una community, anche YouTuber, influencer, possono creare il loro NFT e fare una marea di soldi. Ci sono in ballo una marea di soldi. Io pensavo a questo, quindi dicevo, ragazzi, quindi questa cosa sottolinea l'importanza di avere una community, no? Possiamo, anche se non siamo famosi, ma ci comportiamo bene, tra virgolette, sui social, nel senso che creiamo contenuti, facciamo avvicinare le persone intelligentemente, come spiego nei miei corsi e quant'altro, sfruttiamo i social, creiamo una community, a quel punto l'NFT può essere un nuovo modo di monetizzare. Ma diciamo che ok, la community ok, però quello che non capivo, che adesso ho capito e che vorrei trasmettervi in questa diretta barra video, perché poi il video lo metterò anche su YouTube, è che diciamo che non è soltanto, cioè la gente, l'interesse che c'è dietro a questo mondo, non è solo nei confronti di artisti famosi o dei personaggi, ma proprio ci sono appassionati e collezionisti che proprio amano e vogliono comprare la card digitale, vogliono comprare il poster, il quadro. Ci sono i marketplace dove la gente compra proprio perché poi vuole collezionare e c'è chi vuole comprare perché poi rivende, ma ci sono anche proprio gli appassionati, i collezionisti. Ci sono dei veri e propri marketplace dove la gente acquista e ha la propria collezione di NFT ed è contenta e più gente richiede, vuole un NFT. E più quell'NFT vale, ok? A livello musicale si può fare la stessa cosa. Se noi andiamo su un sito, io qua ce l'ho davanti al mio computer, OpenSea.io, e ci sono praticamente tutte le categorie, ok? Le categorie dei vari NFT. Ci sono quelle di arte, quelle di musica. E se noi andiamo a vedere, no, per argomento, cioè, prendiamo un artista, ci sono in ballo un sacco di soldi. Ho visto delle robe tipo delle immagini
Per esempio, è un mondo secondo me da sfruttare per tutti quelli che fanno musica strumentale, colonne sonore anche, ma anche chi è un musicista e scrive canzoni, però ha dimestichezza con la musica da registro, ovviamente registrandosi le proprie canzoni, comunque bazzicando gli studi di registrazione, essendo un musicista, ha dimestichezza e tutte queste cose, registrare anche delle tracce apposta, che abbinate magari a dei piccoli video, micro video, con delle GIF che si muovono, fatte per bene, ovviamente ci vuole molto gusto, con una musica particolare, inedita, rilasciarla semplicemente in NFT, senza passare da Spotify, senza passare da nessuno. Voi potete prendere praticamente la vostra traccia, creare una traccia, abbinarci un piccolo video, andare su questi marketplace, l'ho fatto vedere nel video tutorial, per esempio lì ho usato, non mi ricordo, Rarible forse. Andare lì, pubblicarlo e andare sui vostri social e praticamente promuoverlo e ovviamente in base alla bellezza anche delle immagini che avrete scelto della vostra musica, quell'NFT può prendere piede, può piacere perché vi ritrovate una serie di appassionati, di pazzi fomentati ci sono nei siti, nei marketplace. Ragazzi, io sono qui su OpenSea, sì. Vado nella categoria musica, per esempio, ciao Plindo, c'è della gente che praticamente c'è questo Pat Dimitri che mi ha colpito. Magari vi metto il link sotto, andatevi a ricercare questo video poi quando lo pubblicherò su YouTube. Questo pazzo ha un volume tradato di 76 Ethereum, ok? 76 Ethereum sono un sacco di soldi. E che cosa fa? Cioè, dovreste vederlo, sono delle piccole animazioni di 1 minuto con la sua musica. Sentiamo la sua musica. Cioè, ve la faccio vedere. Usiamo vecchi metodi. Questa roba qua. Potrei fare anche schermo intero. Dura 1 minuto, ragazzi, sapete a quanto è stato venduto? 496 dollari. Cioè, ha tutta una serie di video così. Se noi andiamo a vedere poi, mi aveva colpito perché poi ero finito anche sui suoi social, non so da dove ero arrivato. Lui ha una pagina Instagram di 7.000 iscritti, quando pubblica un NFT, mette il post su Instagram e dice il mio nuovo NFT. Usa OpenSea come marketplace e basta. Cioè, la sua collezione, se noi vediamo, dobbiamo fare il calcolo perché ovviamente lui è di Los Angeles, ovviamente devi avere c'è tutto il mondo a disposizione, però ragazzi, è assurdo. Abbiamo il prezzo, il floor price, cioè 0,1.39, cioè il più basso, lui ha 30, qui ti dice che ci sono 30 pezzi, ok? 30 di questi video che vi ho fatto vedere, che sono carini, c'è la tigre, c'è la città, c'è tutto messo così. Ce ne sono 30, il prezzo minore è 0,139 Ethereum, perché poi qui tutto è in Ethereum. Un Ethereum al momento vale 3.100 euro, diciamo. Quindi lui vende le sue canzoni, 139 è il minimo, però ce ne sono altre che possono costare di più. 0,139 per 3.100, il prezzo medio è 430 euro. E noi stiamo ancora a caricare la musica su Spotify. Cioè, ci rendiamo conto? Lui non vende al di sotto di 430 euro. Il punto è che poi qui non è che c'è il prezzo, può impostare anche il prezzo. Può impostare anche un'asta, ok? Quindi un'asta, e quindi mette un prezzo base di 0,1, 0,2 Ethereum, e poi la gente fa offerte. Lui fino adesso ha il volume di scambi che ha avuto è pari a 76,4 Ethereum. Per favore, andiamo a fare il calcolo. Mi sento male, cioè. Andiamo a fare questo 7,6,4.
3.4 per 3.100, ora non so, sì, credo sia 3.100 al momento il valore dei titoli, facciamo 3.000, vabbè, 3.100, 236.840, che sono euro, che sono 76.4 Ethereum, che però Ethereum, poi le criptomonete, non so se le conoscete, ma Ethereum da qui a 2-3 anni può valere molto di più, può salire 5.000, 10.000, è esponenziale. Questa è una collezione di 30 microvideo che abbiamo visto qui, di un minuto, 30 ne ha, prezzo medio 400 passa euro, ne ha 30, guadagnato 236.000 euro. Cioè, ditemi voi perché stiamo ancora su Spotify. Volevo solamente rendervi partecipe di tutto questo. Vi lascio il link, andate su YouTube a ricercare questo video, se poi state guardando questo video da YouTube in descrizione trovate il link di OpenSea, di vari progetti, non so, io sono basito. Andiamo a vedere qualcun altro ora, non so se avete domande. Se noi andiamo in music, è incredibile. Potete, cioè, poi ovviamente tutto nel mondo dell'arte ci sono solo le immagini, sono andati, la gente impazzisce per le card, è veramente incredibile. Categoria musica, andiamo a vedere qualcun altro, dai, andiamo a vedere qualcun altro. Tipo il primo, Async Music, vediamo che cosa fa. Questo non l'ho capito. Prezzo medio 0.07 il floor price, però c'ha 717 pezzi, ha un volume tradato di 97.8 Ethereum, che al momento 97,8 per 3.100 sono 303.000 euro. Il mio invito è: approfondite questo mondo degli NFT. Se avete dimestichezza, se fate musica strumentale, colonne sonore, oppure comunque se siete in grado di creare musica, avete del talento, siete appassionati, create, andate su OpenSea o qualche altro marketplace. Nel mio tutorial trovate come si fa, è semplicissimo alla fine creare un NFT. Con una giusta community al vostro fianco potrete monetizzare molto meglio rispetto a Spotify. Di che cosa stiamo parlando? Pazzesco. Non so, se avete domande, altrimenti io sono le 4, alle 5 ho una consulenza, vado a prepararmi, consulenza con un, credo siano dei ragazzi, hanno un super canale YouTube che vogliono trasformare in etichetta. Alle 5 ho questa consulenza, adesso vado a guardare un po' e niente ragazzi, se non vedo che è tutto calmo, mi raccomando, approfondite, perché siamo, il futuro è questo, rendiamoci conto che il futuro è questo. Ciao ciao.